Estate Sarzanese all'insegna della cultura, una cultura che per Sarzana e per la Val di Magra non può che fare riferimento alle radici cristiane. A cominciare da un'opera importante che non si trova a Sarzana, ma di cui si è parlato oggi qui a Sarzana, nel Museo Diocesano, un'opera assegnata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo Magra, la Crocifissione di Pietro Bruegel il Giovane, un'opera del 600, un'opera importante dell'arte fiamminga di quel tempo. Come è noto, il quadro è stato oggetto di discussioni e anche di notizie di cronaca per il tentativo di furto che c'era stato sventato dai carabinieri, solo che nel corso delle indagini non ancora finite, per ora esso è sostituito da una copia. Com'è la situazione anzitutto del quadro, don Alessandro? Siamo in attesa del ritorno del quadro, ci stiamo preparando per accoglierlo, stiamo facendo un progetto d'accordo con le Belle Arti, con gli istituti competenti e sono certo che in breve, nel tempo possibile, noi potremo riesporlo in modo adeguato. Quando siete stati a Bruxelles in delegazione, come vi hanno accolto? Sapevano di questo quadro anche nella capitale del Belgio? Sì, loro sapevano di questo quadro, sapevano proprio del nostro di Castelnuovo, che era perché Pieter Bruegel ne ha fatte 4 copie, 3 in diurno e il nostro in notturno. Sapevano, ma non avevano lo studio, gli mancavano dei dati. Sono rimasti stupiti dell'affetto che la gente di Castelnuovo aveva per questo quadro e più di uno mi ha chiesto: ma è vero che lo vengono a vedere? E io rispondevo: è certo. Ecco, in questa circostanza e anche in altre circostanze è nata l'amicizia e la collaborazione con la professoressa Karin De Bout, che oggi è qui accompagnata dal suo consorte. E è la prima volta che lei viene a Castelnuovo e oggi a Sarzana? Sì, è la prima volta che... Anche se lei parla bene italiano, quindi conosce bene il nostro paese. Sì, ho il piacere di viaggiare tanto in Italia. Che cosa dice lei dal punto di vista di una storica dell'arte fiamminga di questo quadro di Bruegel, il Giovane? Beh, io non vedo l'ora di scoprire, di vedere il quadro originale, perché chiaramente ho visto la riproduzione, conosco la composizione, l'invenzione, diciamo, del soggetto, ma vedere l'originale è un'altra cosa. Qui ci sono altre opere della Chiesa di Santa Maria Maddalena insieme a tante opere di altre parrocchie. Che cosa pensa di questo nostro piccolo ma importante museo? Ma di nuovo, devo dire la verità, sono sorpresa della ricchezza che c'è. So che in tutta Italia ci sono tesori meravigliosi, ma qui non mi aspettavo di trovare opere così belle, così rare, preziose, come il reliquario dell'ampola del sangue di Gesù, per esempio, o anche l'Annunciazione che viene addirittura della chiesa di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo. Sono opere magnifiche.